Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge di stabilità, così come è uscito dalla Commissione Bilancio, è per noi un disegno di legge assolutamente inaccettabile. Un disegno di legge pessimo, un disegno di legge che non tiene conto della tragica situazione in cui versa il nostro Paese in questo momento. Alla faccia dei grandi annunci che solo pochi giorni fa il Presidente Letta aveva fatto in occasione del precedente voto di fiducia, annunci di misure concrete per il lavoro, annunci di aiuti per le nostre famiglie, annunci puntualmente disattesi da questo provvedimento. Stiamo vivendo un momento drammatico, la maggioranza forse non se n'è accorta o forse fa finta di non vedere, ma la tanto sospirata e annunciata crescita non si vede all'orizzonte e le nostre imprese nel frattempo continuano a chiudere, penalizzate da una tassazione senza uguali in Europa e nel mondo, penalizzate da un costo del lavoro esorbitante, penalizzate da un costo dell'energia che le pone di fatto fuori dal mercato. Gli imprenditori si suicidano a causa di questa crisi e ormai non si contano più quelli che hanno deciso di delocalizzare, ma non in paesi emergenti o in paradisi fiscali, bensì a pochi chilometri dai nostri confini, come in Carinzia, in Slovenia, in Svizzera. Nel nostro paese, in questo momento, non esistono più le condizioni per poter fare impresa e di conseguenza la disoccupazione ha registrato dei livelli record. Il dato di quella giovanile è terrificante. Siamo arrivati a sfondare il 40%. Sono sempre di più i nostri giovani che vanno all'estero per cercare di garantirsi un futuro che qui non riescono a programmare. Gli ammortizzatori sociali ormai non sono più sufficienti per coprire le emergenze. Le crescenti situazioni di gravità stanno portando sempre più persone in condizioni di povertà e di povertà vera. I nostri enti locali, soffocati da un patto di stabilità che scarica su di essi la quasi totalità dei vincoli di risparmio imposti da questa Europa di burocrati, devono far fronte alle crescenti situazioni di bisogno e di disperazione della nostra gente, che chiede maggiori aiuti ai servizi sociali. I nostri sindaci, i nostri amministratori locali oggi non sanno più come far quadrare i loro bilanci, ma a questa maggioranza non sembra interessare nulla. Nessun provvedimento in questa legge di stabilità è stato preso in loro favore. Anzi, con la nuova tassazione sulla casa, sono proprio i comuni ad essere penalizzati. Come se tutto ciò non bastasse, stiamo assistendo a un continuo crollo dei consumi. La domanda interna è in continua flessione, il mercato interno è in fase depressiva ormai da anni e non dà alcun segnale di ripresa. Gli indici di fiducia delle imprese e dei consumatori sono in continuo calo. Vi è una situazione di generalizzato pessimismo dovuto alla continua perdita del potere d'acquisto e alla crescente percezione che questo Paese, così come è conciato ora, non sarà in grado di uscire da questa crisi economica se non con le ossa rotte e pagando un prezzo altissimo in termini di smantellamento del nostro sistema produttivo e di crescente disagio sociale che rischia di sfociare in disordini incontrollabili. Quindi non so quale fotografia della realtà abbia questa maggioranza e abbiano i membri che la sostengono. La situazione è assolutamente grave e imponeva delle scelte chiare, delle scelte nette che purtroppo non sono state prese in questa legge di stabilità. Con questo provvedimento si prendono in giro i cittadini, sono stati fatti regali a destra e a sinistra, si aumenta la spesa pubblica e si aumenta la tassazione. Questa è la verità. Ci sono misure che definiamo vergognose, di puro assistenzialismo ed in totale controtendenza con i bisogni del Paese. Ricordiamo, per fare degli esempi, i 110 milioni di euro per i lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo e i 25 milioni di euro per i lavoratori socialmente utili della Calabria, mentre ci siamo dimenticati di buona parte degli esodati, ai quali oggi non abbiamo ancora dato delle risposte concrete e delle risposte che erano assolutamente dovute. Perché non sono stati destinati questi 135 milioni agli esodati invece di impiegarli in misure clientelari come quelle dei lavoratori socialmente utili?
Abbiamo assistito in questa finanziaria ad una serie infinita di finanziamenti ad associazioni, ad amici e ad amici di amici, che sono inaccettabili. Sono stati stanziati ulteriori 4,5 milioni di euro per assumere nuove guardie forestali e via via discorrendo vi è una serie infinita di impegni di spesa che nulla hanno a che vedere con la risoluzione dei problemi della nostra gente. O forse ci volete far credere che il Paese attendeva con ansia, ad esempio, i finanziamenti all'Orchestra del Mediterraneo di Napoli o quelli per le grotte di Ripalta e Torre Calderina? Per tutto ciò noi riteniamo assolutamente scarsa, pessima e insufficiente questa legge di stabilità che è stata approvata dalla Commissione. Veniamo poi ad un aspetto altrettanto grave, ossia l'assoluta assenza di visione strategica di questo governo, di questa maggioranza. Non c'è nulla che lasci ben sperare per il futuro. Avevate chiesto la fiducia per grandi riforme, per grandi provvedimenti che avrebbero risolto i problemi del lavoro, delle nostre imprese, dei nostri enti locali, e invece avete fatto peggio dei governi della Prima Repubblica. La crisi viene fatta pagare solo ai soliti noti, al nord che lavora e che produce. Non c'è stato nessun segnale in controtendenza sulla riduzione della spesa pubblica. Ci chiediamo come si possa continuare a mantenere un apparato pubblico così costoso ed inefficiente che genera costi folli ed insostenibili in questo momento di crisi, ma che non si può toccare e nemmeno mettere in discussione in quanto rappresenta un bacino elettorale per una sinistra che invece di difendere i lavoratori, quelli veri, difende gli sprechi generati dall'assistenzialismo creando situazioni di disparità tra lavoratori del settore privato, lavoratori di serie B e quelli del settore pubblico. In altri paesi colpiti dalla crisi gli stipendi dei dipendenti pubblici sono stati tagliati anche del 30%. Perché in Italia, paese che ha il più alto numero di dipendenti pubblici rapportato alla popolazione e di conseguenza la più alta spesa di tutti i paesi europei, non si sono chiesti sacrifici a questa categoria? Perché la crisi viene fatta pagare solo ai lavoratori e alle imprese che stanno principalmente al nord? La spesa pubblica assistenziale e improduttiva non viene tagliata nonostante i proclami, ma vengono introdotte nuove tasse. Questa è una nuova, è la vostra ricetta per la crescita. In compenso non c'è alcuna traccia della realizzazione di una parte del federalismo fiscale, come quella relativa ai costi e ai fabbisogni standard, che questa sì produrrebbe risparmi veri e consistenti. L'azione politica che ha portato il governo e la maggioranza a elaborare questa legge di stabilità è priva di prospettiva, non c'è un progetto, emergono chiaramente contrasti tra le diverse correnti. Un governo e una maggioranza ingessati dalle differenze e dai contrasti interni, privi della capacità di sviluppare una strategia politica di rilancio, prigionieri dei precari equilibri. Siete solo stati in grado di distribuire le ultime risorse disponibili per accontentare le varie anime di cui si compone la maggioranza. Davvero troppo poco. Nel suo insieme questa manovra è, a nostro modo di vedere, assolutamente insufficiente. Crediamo che peggio di così questo governo e questa maggioranza fino ad oggi non potessero fare. Per tutti questi motivi il gruppo della Lega Nord non darà la fiducia a questo governo.